Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi vi do il benvenuto su Knack 2, una nuovissima serie che vi porterò sul canale. Tranquilli ragazzi, non mi sono dimenticato delle altre serie che avevo iniziato in precedenza, le porterò avanti insieme a Knack 2. Oggi mi trovo qui con voi per provarlo in anteprima perché verrà rilasciato ufficialmente solamente dal 6 settembre. Se siete interessati a provarlo anche voi potete scaricare tranquillamente la demo dal PSN della vostra PS4. Questo ragazzi è un titolo esclusiva PS4, non esiste sulle altre piattaforme. Andrò a giocare la campagna, che si può giocare in single player oppure in multiplayer locale. Rispetto al primo capitolo della storia di Knack, questo è possibile giocarlo insieme ad un amico, mentre il primo capitolo la storia si poteva giocare solamente da soli. Direi ragazzi di iniziare subito, purtroppo non ho giocato al primo capitolo quindi non conosco i vari personaggi, diciamo che li conosceremo durante l'avventura. Ok, premi un tasto, iniziamo subito. Vediamo cosa ci raccontano. Questo è il mio mondo. L'unico che io conosca. È bello, vero? Anche grazie a me che l'ho salvato. Beh, grazie a me e a Knack. Knack è il mio... Ma è meglio cominciare dall'inizio. Io mi chiamo Lucas. E questa è la mia città. Un luogo splendido. Ricco di reperti misteriosi. Sono considerati i resti di una civiltà perduta. Sono importanti. Perché danno energia a ogni cosa. Ok, non sembra male. Doc ha dedicato tutta la vita a studiarli, a svelarne i segreti. E un giorno ha scoperto come collegarli, per dargli vita, per creare Knack. E Knack può fare qualsiasi cosa. Oh, è diventato enorme. Ve l'ho detto, insieme abbiamo salvato il mondo. E da allora New Haven è la nostra capitale e ha prosperato a lungo. Ma ora è stata attaccata. Non faccio altro che pensare che sia colpa mia. Che cosa ho fatto? Ok ragazzi, siamo sotto attacco, Grazie Knack. Sistemeremo tutto, Lucas. A partire da ora. Ah ok, partiamo così, via. Subito cattivi. Allora, giocatore, come vi dicevo prima, potete giocare da soli oppure con un amico. Giochiamo modalità single player. Vediamo, normale, difficile. Proviamo normale ragazzi. Proviamo normale. Ok, spacchiamo un po' tutto. Devo un attimo imparare i comandi. Ma la grafica non sembra male comunque, Allora, dov'è il mio nemico? Ah, di là. Dobbiamo andare su di qua. Eccoli. Guardate come si disfano. Ok, e abbiamo recuperato anche dei materiali. Qui abbiamo lo scatto. Ok, attenzione a non subire dei danni. Oh, mamma mia. Ok, così possiamo bloccare gli attacchi nemici. Arrivano. Ok, eliminato. Aia. Allora, là in alto a sinistra c'è la barra della vita. Questo è un pochettino più grosso. Dai, attaccami. Aia. Ok. Vai, Knack. Aia. Mi sono rimpicciolito. L'abbiamo già steso? Sì. Spettacolo. Ah, ma ne arriva un altro, Questo è un po' più grosso. Questo direi che è un po' più grosso.
Attenzione. Schivato per un pelo. E adesso? Cos'è che fa? Ah, ok. È vero, può... Ok, siamo scappati. Allora, aumenta dimensioni cliccando R1. Ah, vedete, recuperiamo tutti i materiali persi. E dove dobbiamo andare? Ah, ok, ci ha raggiunti. Ci hanno raggiunti quelli piccolini. Ok, eliminati. Attenzione. Aia. Ok, devo bloccare i suoi attacchi. Dai che l'abbiamo chiuso in un angolo. Ok, andato. Allora, dobbiamo salire forse di lì. Sì, di qua. È un platform action. Ok, vedete? Qui siamo passati in un'altra zona. Molto, molto veloce. Onestamente, mi sta abbastanza piacendo, se devo essere sincero. No, di qua si va in un'altra zona, quindi scendiamo un attimo. Voglio controllare cosa c'è di qua. C'è un forziere. Cos'è questa? Allora, hai trovato un forziere nascosto. Prova a trovare il maggior numero possibile di gadget e reperti di cristallo nascosti. In totale ci sono 100 forzieri nascosti da trovare. Assomiglia anche, se devo essere sincero, a Ratchet & Clank. Ok. Ci permettono queste carte di potenziare il nostro knack. Bomba di pietra solare. Ok, knack, torniamo di qua. Ci ricostruiamo. Di nuovo. Attenzione. E mi sa che ci ha visti. No. L'abbiamo evitato per un soffio. Forse era meglio non farsi notare. Ok, dobbiamo passare. Ok, possiamo schivare utilizzando l'analogico destro. Questo sarebbe tipo il tutorial. Io continuo a spaccare le casse che non si sa mai. Ah, ok, possiamo fare il doppio salto. Mi hanno ucciso. Ho sbagliato. Ok, possiamo rifare. Allora, protezione. Ah, ma noi facciamo prima schivare i loro attacchi. E qua... Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo giù di là. Attenzione! Mamma mia! Ok, distrutto. Dobbiamo ficcarci qua dentro. Ok, siamo finiti dentro questa specie di laboratorio. Dobbiamo recuperare queste per diventare giganti. Ok, distrutti in 448. Qui stanno arrivando dei lavoratori. Non c'è mai niente dentro queste casse, è pazzesco. Sono sempre vuote.
Aia. Aia, ok, gli ho parato il colpo però. Sì, con un colpo l'ho mandato KO, fantastico. Siamo dentro una specie di fabbrica. Allora. Ah, ok, dobbiamo riempire la barra per creare una barriera per respingere gli attacchi dei nemici. No! Ah, sono cascato giù. Allora, stiamo attenti. Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta. Attenzione a non cader giù. Sì, sì, mi ricorda moltissimo Ratchet & Clank, una serie che avevo portato già tempo fa sul canale. Ho visto che vi era piaciuta molto. Aia. Mi sa che mi tornerà molto utile. Qui là. Ok. Andiamo di qua. Sono enorme. Sono enorme. Bravo, Knack. Sì, adesso sono veramente, veramente grosso, se devo essere sincero. Però sono anche parecchio veloce. Sì, beh, sti qui li faccio fuori in 4-4-8. E adesso praticamente sono grosso come il tipo qua. Ok, infatti l'ho steso in 4-4-8. Ce n'è uno minuscolo che ha rotto le scatole. Ok, altre pietre. C'è qualcos'altro qua? Questo forse. No, era meglio non toccarlo. Ok, procediamo da questa parte. Quello stavolta non lo tocco. Ok, possiamo uscire. E qui mi sa che... Ok, mi sono rimpicciolito per evitare l'attacco. Bravo. Dobbiamo andarlo a raggiungere. Ah, stavolta mi ha preso. Ah, ma vengo a prenderti, eh. Ah, posso... No, questo no. Ok, sempre triangolo. Vabbè, mi tocca affrontarli. Normale. Sto arrivando. Aia. Ah. Vai via. Mi fa sprecare proiettili. Adesso è tosta. Avessi avuto la barriera qua era meglio. Vabbè, che secondo me comunque lo tiriamo giù come niente. Vai Knack, vai. Cosa vuol fare? Ok, per fortuna siamo tornati indietro. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Tostino, tostino l'amico qua. Tostino. Energia dei reperti. Questa è una luce blu misteriosa che può essere raccolta sconfiggendo i nemici aprendo i forzieri. Puoi usarla per potenziare Knack. Anzi, perché non ci proviamo? Ok, possiamo
migliorare le sue abilità. Prova a imparare la prima abilità, atterraggio. Ok. Ah, vedete, è l'albero delle abilità questo qua. Percorso della velocità. Si è aperto il percorso della velocità. Ottimo. Quindi quelli sono tutti potenziamenti che potremo aggiungere al nostro personaggio. Il prossimo sentiero si aprirà quando avrai appreso tutte le abilità di base. Continua a raccogliere l'energia dei reperti per potenziare ulteriormente Knack. Ottimo. Ce n'è un altro. Belli questi robottoni. Ah, ce ne sono tre. Fantastico. Una gru. Ci sono. Una palla. Fantastico. Dai, andiamo a giocare a bowling, va. Ok, distrutti. Ok, questo è per evitare i suoi attacchi. Ah, ok, devo mandarglielo indietro. Perfetto, andato. Ok, vai, vai, vai. Adesso ce l'abbiamo fatta per un pelo. Adesso. Voilà. Via dalle scatole. Ok, siamo arrivati in cima alla gru. Ci serve questo da utilizzare con la palla. Presa. Cosa vuol fare? Ragazzi, mettetevi in fila. Bye bye. Uno è andato. Adesso facciamo fuori anche il secondo. Ok. Abbiamo evitato l'attacco. Dai che sono poi anche belli in linea. Lo pigliamo. Preso. Evitiamo il muro. Sì, come vedete non è un gioco complicatissimo. Cerchio. Bella l'idea anche dei quick time events. Perfetto. Sconfitti abbastanza facilmente. Bravo Knack. Bravo. Dobbiamo andare da questa parte di qua. Ok, mi pare che il livello sia completato. No, ce n'è uno ancora più grosso. Fantastico. Sì, vabbè. Ciao, ciao. Sei mesi prima. L'alto piano. È questo il posto, Lucas? Sì, eccolo laggiù. Bene, tieniti forte, ora atterriamo. Allora, sei pronto, Knack? Avrai un buon motivo per portarmi qui a fare una passeggiata. Certo, ma non ti voglio rovinare la sorpresa. Allora non dire niente. Avanti, Knack, datti una mossa. Sono felice di stare un po' col mio nipote preferito. Cioè il tuo unico nipote? Beh, sì, ma certo.
Andiamo, Nak. Finalmente. Non vedo l'ora di cominciare. Aria fresca e movimento. Che c'è di meglio? Sarà divertente. Ok, ragazzi. Abbiamo completato quindi il capitolo 1, parte 1. Adesso stiamo per iniziare il capitolo 2, parte 2. Direi che possiamo terminare però questo primo episodio di Knack 2 qua. Nel prossimo, ragazzi, andremo ad esplorare questo villaggio. Sembrerebbe tipo un villaggio peruviano, qualcosa del genere. Non so perché mi viene in mente il Perù. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Knack 2. Alla prossima, ragazzi!